Ma io ritengo che non sia solo per un progetto. L'artigianato e industria fa parte del territorio, fa crescere il territorio, quindi è macro la situazione. È molto importante e devo dire la verità che è la base portante l'artigianato. Poi logicamente se l'artigianato viene portato nell'industria è ancora meglio, in poche parole, perché dobbiamo assolutamente, anche di questi tempi, tenere alta la qualità, ma non solo la qualità, ma soprattutto i materiali. Pensare anche un po', guardando un po' indietro, vedere i nostri avi come lavoravano e usando la chiave moderna con le tecnologie, e come io di solito penso che la manualità e la tecnologia fa qualità. Ma bisogna comunicarlo bene, secondo me. Adesso è il momento di comunicare. Noi non dobbiamo nascondere assolutamente niente. Dobbiamo dire come viene prodotto il prodotto, dove viene prodotto, con che tipologia di materiali si usano. Con legni di forestazione soprattutto, magari di riuso come facciamo noi, legni che troviamo sottoterra in Nuova Zelanda, ultimamente con le bricole di Venezia, e tutte sono chiavi che vanno assieme, no? Perché è tutta una massa, secondo me, creare industria, piccola industria come lo siamo noi, e poi attenzione, bisogna creare fatturati, mantenerli fatturati e farla crescere, quindi è una crescita completamente ogni anno. Ogni anno ci si migliora e soprattutto riusciamo anche a divertirci in questo paese un po' particolare che sta andando indietro, ecco, questo è il discorso. Noi portiamo tante belle cose, finalmente abbiamo avuto uno spazio consono al nostro pensiero. Portiamo intanto un cavallo da tiro fatto in legno alto 4 metri. Il cavallo da tiro che doveva essere una metafora, e mi permetto di dirla anche qua, dove la metafora era un cavallo da tiro con il costolame che si vedeva, che l'italiano continua a correre, e poi invece c'era il politico che invece era un botero ed era quello vicino al cavallo, quindi era un po' una metafora che si voleva fare al salone. E poi invece diciamo che ho scelto di stare su una via di mezzo portando questo cavallo lavorato con i 5 assi, con tecnologie avanzate. Con Electrolux abbiamo questo percorso molto importante dove presentiamo la Grand Cuisine, tanto per dire gli elettrodomestici costo a noi costano più di 80.000 euro. Poi abbiamo gli occhiali di legno fatti sempre con legni 48.000 anni, abbiamo i gioielli e quindi però sono piccole cose, sono quelle cose che così, no? Ci divertiamo anche a far girare piccole aziende come questa degli occhiali, una piccolissima azienda che stiamo aiutando a far crescere, in poche parole, quella dei gioielli lo stesso, quindi avremo solo delle piccole vetrine.